Stamattina siamo a Luxor. O per essere più precisi, nell'antica necropoli della Valle dei Re, Gradino. Che si trova a ovest del Nilo. E qui ci sono più di 60 tombe reali, quindi faraoni, le mogli e così via. L'antico Tutankhamen, Ramses, sì. Quelli là famosi. Insomma. Nefertiti, Seti. 63 circa sono state rinvenute fino ad oggi, ma soltanto 11 sono aperte al pubblico. Noi andiamo a vedere 3 o 4, giusto? 3 o 4, sì. Siamo Aldo, Vera e Totò. Da più di 6 anni stiamo facendo il giro del mondo overland col nostro fuoristrada camperizzato e abbiamo già visitato oltre 60 paesi su 5 continenti. Prossima destinazione? Africa. Attraverso i nostri occhi vogliamo mostrare la bellezza del nostro pianeta così come lo scopriamo e cercare di sensibilizzare le persone sulla sua fragilità. Clicca su iscriviti ed esplora il mondo con noi. Le 9 e già questo parcheggio gigante è strapieno. Sarà un'impresa faraonica. Prima di arrivare alla biglietteria c'è questo lungo corridoio di souvenir, cappellini, accessori. Quindi cerco di dirti qualcosa ancora prima di arrivare alla biglietteria. Sono un poco eccessivi, invadenti. In genere i souvenir li compri dopo, qua vogliono che li compri prima. No, thank you. Allora, eccoci qua. Prezzo d'ingresso. Dunque, l'entrata principale per il sito e la visita, l'accesso a 3 tombe, è di 260 sterline egiziane, quindi poco più di 8 euro. E abbiamo preso il supplemento che è 100 in più, sì, per andare a vedere anche la tomba di Ramses V e VI. Sì. È la più bella dopo... Dopo il Seti I. Beh, l'esperta archeologa di oggi. Però quella costa tipo una cifra, infatti amore, quanto costa il biglietto combo completo per vedere tutto? Costa 1720 sterline egiziane, che sono circa 60 euro. E dopo che hai visto 1, 2, 3 tombe, ti sei fatto l'idea. Opinione dell'archeologa esperta. Comunque, tutti questi soldi e poi vuoi andare in bagno, non c'è manco la carta igienica. Ovviamente decor stile faraonico di 3000 anni fa. E se vuoi un po' di carta igienica, te ne da lui una, quindi devi dare la mazzetta a tizio là fuori, te la piega, molto raro, non sai mai te ne prendi due, è troppo caro. Comunque, andiamo a vedere che si dice nella Valley of Kings. Dalla padella nella brace. E io mi lamentavo del bagno al centro visitatori. Allora dobbiamo decidere quali di 3 tombe che sono incluse in prezzo di visitare. Quindi dobbiamo fare un po' di ricerca. Ci pensa l'archeologa. Allora, abbiamo deciso dove andare. Giusto, amore? Sì. Ora però per il momento andiamo a farci una passeggiata qui lungo l'apertura, perché guarda che figli sono di entrare in ogni tomba, guardala. E andiamo a fare una passeggiata lungo il complesso e lo vediamo fin quando il sole ancora non è molto alto, e dopo che le persone andranno piano piano via entreremo nelle tombe. Grazie amore. Complesso, non mi veniva la parola, ho detto qua la strada, la via. E quindi sì, questa vallata tra le montagne, e ci sono queste varie entrate a destra e a sinistra, a seconda del ticket che si è acquistato si può ovviamente poi andare a vedere una all'interno. Questo è l'ingresso della tomba 62 di Tutankhamon, che è stata scoperta una dei ultimi tombe in questo complesso, nel 1922. È l'unica tomba che ancora ce l'ha la mummia di Tutankhamon dentro, tutto il resto sono vuoti. Quella del film? Esatto. Allora, come funziona qui nella Valle dei Re per orientarsi? Ci sta un KB all'entrata di ogni tomba. KB sta per King's Valley e il numero è cronologicamente assegnato a seconda di quando fu scoperta la tomba. Questa qui è tomba di Ramses V e VI, è uno dei più belli. È a pagamento e quindi è meno visitato dei turisti. Una delle cose del bello del viaggiare è che hai la possibilità di andare a visitare quei luoghi che fino a quel momento ti erano stati mostrati soltanto nei libri di storia.
Infatti oggi a vedere i geroglifici, i faraoni, wow. Ramses, Tutankhamun. Wow. È una bella sensazione. E senza guida hai una libertà di muoversi, di andare dove vuoi, tranquillo, quindi noi preferiamo vedere le cose da sole. A passo lento, a passo di lumaca, a passo di sherpa. Allora, abbiamo deciso di fare una mandragata. Praticamente io e Vera non abbiamo nessuna preferenza su quale tomba vedere, tranne quella di Ramses V e VI. Quindi facciamo così, entriamo a turno, così invece di vedere sei... così invece... vediamo tre. Così... così invece di vederne tre, ne vediamo sei. Sono eccitato, quindi già mi sono proiettato nelle sei tombe. E poi compariamo i risultati, armati di telefonino e GoPro, facciamo i video. Quindi penso che possiamo massimizzare i nostri biglietti e va bene così. Incominciamo. Allora, la prima a andare è Vera. Sì, questa è tomba numero 14, Tauserd Setnach. Ci hanno detto che è l'unica tomba per le donne che si può visitare in Valle dei Kings, perché le altre tombe delle donne sono in Valle of Queens. Io ovviamente aspetto all'ombra. Ciao amore, divertiti. Hello, how are you? Vera ha acchiappato la visita guidata scolastica, quindi adesso sono tipo 274 bambini e mezzo, uno era corto, quindi speriamo bene. Hello, how are you? Eccola qui, è uscita, amore, forza, com'è stato? È bellissimo, non lo so, forse perché è prima per me, ma è bellissimo. Tanti colori vividi, belle scene della vita sua, di questa regina, bellissimo, mi è piaciuto tanto. Non sto nella pelle, vuoi andare a vedere la mia prima tomba faraonica? Adesso è il mio turno. Andrò a visitare la tomba di Ramses il III, che praticamente dicono è quella lì meglio conservata di tutto il complesso. Andiamo a vedere. Fotobomb? C'è stata una fotobomb? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Va bene così. Videobomb. Videobomb. La nonna era contenta. Secondo me è bello dentro. Molto bella, molto interessante. Pensavo fosse più grande. Comunque è bello vedere tutta la vita del faraone. Poi cercare di interpretare i vari geroglifici, incisioni. Ho capito che questo è il secondo re più importante dei faraoni, dei re dei faraoni. Aspetta, ho visto la tomba del secondo re più importante, Indidimino. Sembra che gli egiziani avessero individuato l'antico mestiere del ladro di tombe fin dai tempi più remoti. Ed è per questo che le costruivano qui, lontano dalle città, tra queste vallate, in luoghi nascosti. Remoti. Esatto. Spesso e volentieri con dei labirinti, delle camere segrete, delle trappole. E infatti perché la tomba iniziava a essere costruita con la proclamazione del faraone e i lavori duravano tutta la sua vita. E durante questo periodo venivano ornamentate, c'erano forse degli oggetti, dei tesori, c'è anche una mosca qui, perché infatti essi ritenevano che questi oggetti sarebbero poi serviti al faraone nell'aldilà.
Ora pensate che addirittura nella tomba di Tutankhamen hanno trovato più di 5.000 artefatti. Perché non è stato trovato dai ladri. Tutankhamen era uno, diciamo, sveglio e ha detto: no, la mia tomba, queste cose mi servono a me là di là, non la troverà nessuno. Adesso vado a visitare la tomba di Maryam Tah. Ci hanno appena riconosciuto, signor Roberto con la moglie, lui ha detto: io vi seguo su YouTube. Abbiamo fatto una selfie assieme. Abbiamo avuto un fortunatissimo incontro nelle tombe, immaginatevi voi, poi che ho incontrato. Il mondo è davvero piccolo. Il mondo è piccolo, sì. I 70 pesi che hanno girato poi qua sì. Li vengo a beccare. È stato un piacere. Ci avete riconosciuto. Sì, sì, ce ne sì, no, è sempre piacevole. Roberto, se vedrai questo video è stato un piacere. Ciao. Allora, non c'è male come tomba, eh? Bellissima, guarda là. Stupenda, guarda quel che ho dato il singiato, i voci. Spettacolo, veramente, guarda. Perché è tutto ancora ben preservato sopra. Questa è la più bella che ho visto finora. Veramente? Sì. La più bella? Molto ben preservata. Guarda. In tempo. Una curiosità qui sulle tombe Valley of the Kings è che praticamente ovviamente nel corso dei millenni queste tombe si sono rovinate, erosione, il tempo, alluvioni, ladri di tombe, però negli ultimi anni il governo egiziano ha dovuto installare delle lastre di vetro protettive e dei deumidificatori, questo a causa del turismo in massa. Perché in media ogni visitatore produce CO2 attraverso il sudore che evapora di circa 2,8 grammi per persona. Che schifo il sudore che evapora nelle tombe. E quindi questa situazione faceva praticamente staccare i pigmenti, i colori da vari dipinti sulle mura. Più di 3 grammi è sudato oggi, secondo me. Questa qui l'ha scoperta un italiano. E adesso, come ciliegina sulla torta, andiamo a visitare entrambi la tomba di Ramses V e VI. Apparentemente Ramses V ha regnato soltanto per 4 anni e iniziò a costruire questa tomba. Poi non si sa neanche se sia stato in effetti seppellito qui. E la tomba viene poi completata dal suo successore Ramses VI. Dicono che è la tomba più bella da visitare dopo quella di Seti, che però quella costa 1.000 pound. Sì. Quindi siamo molto contenti, te la vedremo assieme, vi lasciamo alle immagini. Abbiamo la tomba dei Ramses, tutte e due per noi. Quanto è decorato, quanto scritti, è veramente bellissimo. Sì, è molto bello. Gli ultimi saranno i primi. Sì, l'abbiamo lasciato la più bella per ultimo. Ed è tutto per noi. Bellissimo. Guarda qua quanti graffiti, no graffiti, geroglifici, incisioni nella pietra. Mm-hmm.
come amore. Era il più bello di tutti che abbiamo visto. Sì. Dicono che è la seconda più bella di tutto questo complesso, quindi veramente ci valgono tutti 3 euro in più. Chi dorme non piglia pesci. Sono le 4:30, stiamo andando al tempio di Karnak, che praticamente è dall'altro lato del Nilo, però abbiamo fatto un giro di pazzi per andare su un ponte. Comunque, la mia beneamata consorte ha un desiderio, che dopo che ieri abbiamo visto la Valle dei Re.